Allora, dopo aver visto per il paese le maschere, i bei e i brut, questa invece è la sede delle maschere, giusto? La sede delle maschere di Schignano. Presentatevi, i mascherai, i vostri nomi anche. Io sono Peduzzi Battista, ok? La Fracconi Pierezzo. Perfetto, buongiorno intanto. Metti la maschera e sogna. Ecco, questo è un bel simbolo. È un simbolo. È anche un bello slogan. E allora, Battista e Pieresso, allora fatemi un po' vedere che cosa c'è in questa sede che è vicino qui al comune. Abbiamo organizzato, allora c'è una piccola cosa. E qua ci sono le foto delle vecchie maschere. Quali sono? Queste qui, giusto? Queste sono foto. E queste qua sono le maschere di Bell, le più vecchie. Più vecchie? Beh, quella del Tizi, del Cilin e dei Martinetta. Tizi è un abbreviativo di Patrizio. Tizi volevo dire quello. È stato un artista delle maschere anziano. E queste sono le maschere da Brut. Ecco, vedete, questi sono i Brut, li abbiamo visti prima in strada. Queste invece sono le maschere da Bell. E le maschere più antiche che ci sono del Carnevale di Schignano risalgono al 1700. Perfetto. Vede là, esatto. Si filma. Ecco, le vedete, sono. Questi sono gli scorci, li abbiamo visti prima in strada, sono amici. Proprio il paese. I vari carnevali con la gente quando c'era ancora la pandemia. Quella foto lì è una abbastanza nuova, ce l'ha offerta, l'ha fatta uno di Cernobbio, è il carnevale dei bambini. Vedi che i saper sono piccoli. Ah, vero. I saper sono piccoli, è una foto. Era proprio il carnevale dei bambini, esattamente. Questo invece un'entrata, questa qua un'altra. Sono sempre vecchi carnevali. Vedi che davanti c'è un mascherone e poi la sigaretta e due saper. Perché poi i tempi qua, che è una zona di confine. È mio nipote con una maschera mia. Questa qua? Quella là è nato, quella lì okay. Da Brut. Okay. Perché qui si nasce col DNA o da Brut o da Bell. E come si fa a capire il DNA? Cioè, quando uno nasce, come fa a sapere se è un Brut o un Bell? Secondo la maschera che sceglie, sì, è un Bell o un Brut. Ah. Normalmente qua nascono un po' tutti col DNA da Brut. Ok, sentite, e queste qui invece che cosa sono? Queste qua sono maschere così che volevano buttarle via come nel teatro. Le avete recuperate. Queste qua invece sono tre classiche maschere ancora vecchie da Bell. Da Bell, sì, guardiamo, esatto. Questa qua è la maschera del Tony Lind che non l'ha fatta lui. Però quando ho venduto la casa ho trovato questa maschera. Questa è la maschera del Malizia e questa è la maschera del Tony Cucù. Perché qua bisogna dire tanti Peduzzi, tanti nomi uguali e per distinguere le famiglie ognuno aveva il suo soprannome. No, ride, sì. È così. Cioè, ma Schignano è veramente. E subito riusciamo a capire chi sono. Ecco. Anche perché la maggior parte è Peduzzi. E se uno dice Peduzzi, vuol dire che ce ne sono 800. È ripetitivo sempre: il nonno, il nipote, via. Erano sempre i due nomi che. Questa è una parte di storia di Schignano straordinaria, bellissima, perché Schignano è anche il suo meraviglioso carnevale che quest'anno, come abbiamo visto, riparte. E poi martedì verremo qui, perché martedì mattina, insomma, vogliamo il martedì grasso schignanese, quindi veniamo qui, Battista, aspettaci martedì mattina che veniamo. Qua abbiamo messo delle foto dell'Erza, che abbiamo fatto il sentiero dell'espressione. Questa è una cosa molto importante perché è fatta, i mascherai si sono prestati sia a fare questo sentiero sia anche a fare la manutenzione. Ed è una cosa veramente unica, e merito esclusivo dei mascherai. Ed è giusto dirlo, sindaco, hai fatto bene, perché è un sentiero bellissimo e vale la pena di essere visitato. Foto qua ce le ha offerte Erzo. Sì? L'Erzo ce le ha offerte, c'è anno per anno, questo è il 2016. Esatto. Questo qua ogni anno aveva una storia, questa è stata fatta nel contrabbando. Ok. Paese di confine, è vero, c'è tutte un po' storie di contrabbando. Tu
costumi. E questi sono i costumi veramente originali, diciamo, li abbiamo fatti. Questi qua sono pelli di pecora. Questi qui sono i sapeur. Questi sono i sapeur. Questi sono i sapeur. Okay. Questa è la sicurezza, è quella, esatto, che vorrebbe, che rappresenta la sicurezza della sfilata. Esatto. Questo è il brut. Questo è il brut, esatto. Questo è il bel. Perché è più, esatto, sgargiante. Questa è la ciocia, che è sempre, la ciocia è sempre, diciamo, rappresentata da un uomo, sempre. Non c'è una donna, cioè una ciocia rappresentata da una donna. È sempre, che sarebbe la moglie del bel, quale bel la tratta male, e allora arriva il brut, che cerca di rubargli la donna al bel, promettendogli... Maria Monti, promettendogli il massimo, che però poi alla fine... Che spiegazione straordinaria! Quello invece è il Carlisep. È quello che, esatto, il fantoccio che viene fatto, che viene poi bruciato a mezzanotte del martedì grasso. È vero. Eccolo lui, è vero, il Carlisep che poi a mezzanotte viene... Quando io ero un bambino, uno per frazione. Un Carlisep per e ogni poi si bruciava alle 6:30 la sera, sì? E lo bruciava e lo facevano i bambini, raccoglievano. No, ma la cosa bella che io ho visto qua, ho visto che ci sono anche tanti bimbi. Cioè, perché a Schignano è vero che c'è il carnevale, uno dei più belli in assoluto, sicuramente. Ma ho visto che con i vestiti si vestono anche i bambini, è vero? Si parte da piccoli, e anche chi sceglie la maschera, loro poi sono i miei maestri, perché, non per altro, perché avete poco ma qualche anno più di me, per quello che siete dei maestri, no? Poco! Però uno inizia da piccolo, io ad esempio ho i miei figli, allora io mi sono sempre vestito da bello, no? E mio figlio sempre da brutto. Sì. Adesso ho una nipote che si veste da brutto, perché anche le donne si vestono in carnevale. Adesso. Non era, usuale. Che, ma lo tramanda il papà, diciamo, è il papà che dice al figlio oppure il figlio. Devo dire una cosa, che la passione viene tramandata dalla famiglia, però ci sono delle famiglie che hanno i genitori che parlare di carnevale è quasi una cosa che non gli interessa, e i figli invece sono appassionati e partecipano, esatto, in maniera, e si vestono e hanno tutto un altro sistema. Esatto, è vero. Perfetto, allora abbiamo visto, e queste sono le maschere. Queste sono le maschere. Questo qui è il museo storico che voi potete vedere quando venite qui a Schignano, proprio a fianco del comune. Esatto. Il museo, ecco, non anche è la sera si accende la luce, la ma sera è sempre acceso, è sempre aperto. Si può vedere. Ah, è vero, perché da qua, dalla finestra, è vero, lo potete vedere. Bravo. Problema che gli batte il sole di poco, ma la sera è molto. È vero, si può vedere anche di sera. Allora, questo io ringrazio, perché è un punto veramente storico, quasi una sorta di cattedrale, perché per voi rappresenta il carnevale, giusto Battista? Qualcosa di magico. Poi devo dire anche una cosa, che abbiamo intenzione, come mascherai, ma anche come comune, che troveremo una location particolare dove metteremo ancora più maschere, in modo che il museo diventi proprio un museo quasi che rappresentasse la sfilata, no? Esatto. Bella questa cosa. Stiamo pensando a questa cosa qui e senz'altro lo faremo. Non fatela cadere, perché secondo me è davvero una bellissima idea. Perché il museo del carnevale deve essere una cosa che deve essere di Schignano, rimanere nella storia di Schignano. Bellissimo. Allora, vedete qua le maschere. Vi do l'appuntamento a martedì mattina, amici, perché faremo, e ho voluto farlo quest'anno, lo so. Ci sono problemi, c'è la guerra, ci sono tante cose, ma noi martedì mattina vogliamo essere qui a Schignano per vivere come uno schignanese il martedì grasso lo vive, giusto? Sì, giusto. Mi aspettate? Certo. Come no, certo. Allora martedì intanto grazie, perché, e rifacciamoli vedere, guardate, rifacciamoli vedere. Bravo. Il brut. Il bel, eccolo qua. La ciocia. Il Carlisep, la Securtà, che è questa qua, la Sigurtà, eccola qua, e il Sapeur, che sono quelli che sono davanti, giusto? Sono davanti, alla perché sfilata. In pratica sarebbero i due gendarmi della Sigurtà. Ecco, una cosa che, visto che siamo qui nel museo, è importante vedere questa, perché qui è la bozza, la maschera parte da un pezzo di legno. Ah, questo è la bozza, allora, è la bozza questa roba, la bozza, e da questo escono quelle maschere lì, da pezzi, che poi sono pezzi interi,
sono pezzi interi, fanno il naso e cominciano a scolpirle, poi loro sono gli artisti. Siete dei veri artisti, voi siete dei grandi artisti. Complimenti ancora, e questa è una bella cosa del nostro territorio, ci piace dare una piena valorizzazione. Ferruccio, martedì, grazie, mi raccomando, vestito da belle, ta specie. Va bene, va bene.